tema che abbiamo scelto insieme, perché abbiamo scelto insieme, abbiamo discusso, è dignità e diritti. Perché il riferimento alla dignità? Il riferimento alla dignità in questo momento è quello che si è più allargato nella discussione pubblica, ben al di là del mondo dei giuristi. Penso che chi segue, per esempio, i messaggi domenicali del Pontefice, dalla sua finestra, avrà sentito molte volte questo riferimento alla necessità di rispettare la dignità delle persone. Così come chi segue non soltanto le interviste dei personaggi più noti, ma quello che è il punto di vista di coloro i quali si muovono nella società, perfino i nuovi dannati della terra, i braccianti della piana di Rosarno in Calabria, trova la richiesta del rispetto della dignità. La dignità è diventata un punto di riferimento anche abbastanza nuovo, perché la dignità era stata in qualche modo considerata qualcosa che non aveva lo stesso status teorico e politico delle tre parole chiave: libertà, eguaglianza, fraternità. La dignità non è indeterminata, perché si dice non possiamo usare il riferimento alla dignità perché è indeterminata. In realtà la dignità trova nelle persone il luogo della sua determinazione. C'era l'idea che qualcuno dall'esterno debba stabilire quale sia la dignità di ciascuno di noi è un modo contraddittorio con ciò che vi ho appena detto. E il luogo della sua determinazione è appunto la persona, dove non è custodita una essenza, la dignità, ma la creazione di un contesto che permette a ciascuno di determinare liberamente il proprio progetto di vita. Questo è, a mio giudizio, il passaggio essenziale. Cioè, qual è il rapporto tra dignità, soggetto, autodeterminazione e progetto di vita? Questo è un punto essenziale che vediamo in molti momenti. In questo momento ci sono molte discussioni sull'autodeterminazione. Può la persona autodeterminarsi per quanto riguarda il proprio progetto di vita, per esempio rinunciando alle cure? Questo è un tema che si è posto varie volte, si è posto per Eduardo Englaro, si è posto per Pierluigi Guelbi. In questo momento io non ricordo il nome, ma c'è una persona che ha posto esattamente la stessa questione. Io non voglio far proseguire la vita attraverso procedure e strumenti che io non ritengo accettabili. Questo è sicuramente, e chiudo su questo, il punto dove il problema della dignità diventa particolarmente intenso, perché io chiedo che la mia dignità sia rispettata, non solo l'autodeterminazione, ma la dignità, che è più che l'autodeterminazione, se posso fare questo discorso di stabilire delle graduatorie. L'articolo 32 della Costituzione, quando scrive la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, riprende questa strada, torna sulla questione della intoccabilità della persona: non metteremo la mano su di te. Questo è il punto fondamentale. Nel momento in cui noi affrontiamo il tema della dignità, non ci possono essere soggetti che mettono impunemente la mano su di me e possono quindi determinare il modo in cui io devo vivere, indipendentemente dalla costruzione della dignità che, come ha cercato attraverso alcuni riferimenti, essere il riferimento non modificabile, perché quando si parla del diritto alla salute
nell'articolo 32 della Costituzione, che poi è il diritto alla vita, in generale si conclude con queste parole: la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Si voleva scrivere anche, fare riferimento alla dignità. È sembrato poco e si è detto: dobbiamo parlare della persona umana dalla sua interezza. Nessuno può intervenire, come si dice qui, il rispetto della persona umana. Non si è voluto fare riferimento anche a un principio molto forte come quello di dignità, ma si è parlato della persona umana nella sua integralità, che non può essere oggetto di intervento autoritativo da parte dei poteri pubblici. In questo momento che cosa sta accadendo? Ci sono discussioni aperte in Parlamento, ho citato quella appunto sul morire con dignità, e il problema è come si costruisce l'agenda politica in questo momento. L'agenda politica deve comprendere anche i diritti fondamentali delle persone oppure no? E i diritti fondamentali delle persone sono soltanto quelle che riguardano la loro attività in largo senso economica, o sono anche quelli che riguardano le scelte di vita e quindi il modo in cui la loro dignità viene presa in considerazione? Io sono ovviamente di quest'ultima opinione e mi fermo qui. Adesso allora noi chiameremo quelli che sono i candidati al ritiro della pergamena. Cominciamo con il corso di laurea in giurisprudenza. Venga il dottor Valerio Acampora. Venga il dottor Giuseppe Bifulco. Dottor Paolo Cesaro. La dottoressa Maria Angela Chianese. La dottoressa Mariella Chiumento. Il dottor Alfonso Costabile. Dottor Claudio Costanzo. La dottoressa Giovanna De Rosa. La dottoressa Monia Di Lallo. Dottoressa Luisa Enrico. La dottoressa Angela Ferrillo. Dottor Gianfranco Fortino. La dottoressa Daniela Gasparro.
la dottoressa Federica Giordano. Eccola qui. Dottor Mario Lanzano. Il dottor Giuseppe Martusciello. Dottoressa Paola Milone. Il dottor Massimiliano Moreo. Il dottor Marco Musco. Dottor Mauro Petrellese. La dottoressa Francesca Rinaldi. Il dottor Luigi Sarro. Ecco, scappa senza. Non la vuole? La dottoressa Maria Ilaria Sgambati. Ultimo di giurisprudenza, il dottor Francesco Starace. Procediamo adesso col corso di laurea in ingegneria. La dottoressa Cinzia Bernardini. Dottor Augusto Bettazzi. La dottoressa Susanna Bettazzi. Dottor Lino Corti. Sarebbe opportuno che io li chiamassi ingegneri, ormai ci troviamo nell'ondata di dottori e continuiamo col dottor Mario Ferrante. Alla quota rosa inauguriamo invece ingegnere Mirella Lamarra. Ingegner Nadia Michetti.
ingegner Giovanni Napolitano. Ingegner Daniele Summa. Ingegner Alessandro Summa. Ingegner Luigi Severino Alessandro Venturini. Ci faceva mettere una seconda pergamena lei per il nome. Ingegner Fabio Zannella. Adesso conferiamo le pergamene in economia aziendale alla dottoressa Simona Cilea. Dottoressa Rita De Crescenzo. Dottor Andrea Ruberto. Adesso pergamene in scienze economiche al dottor Luigi Esposito. Dottor Emilio Martini. Crescenzo Micillo. Dottoressa Laura Scaglione. Bene, abbiamo terminato la consegna delle pergamene, un complimento a tutti e vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti voi che ci avete onorato della vostra presenza e un sentito grazie al professor Rodotà. Un attimo, che il professore vuole dire. No. Volevo anch'io, sono stato sommerso di ringraziamenti, io devo dei ringraziamenti, molto come si dice in questi casi. Sentiti all'Università Pegas, il presidente, ad Alessandro Bianchi che mi ha portato qui, a Vittorio Corcio che mi ha seguito anche in queste giornate tormentate per gli spostamenti, ma non solo. Per questo quindi grazie infinite da voi. Pegaso, molto più di un'università.